Longevità e pastoralismo, un binomio che in Sardegna e in Ogliastra in particolare è più che mai vincente. Longevità e pastoralismo era il titolo del convegno organizzato dal comune di Villagrande, paese con il record mondiale di longevità maschile, per fare il punto della situazione sugli studi svolti nel mondo su questo particolare aspetto. L'incontro, coordinato dall'assessore comunale alle attività produttive Luisa Mulas e al quale hanno presenziato il sindaco Giuseppe Loi e l'assessore provinciale all'ambiente Roberto Cabiddu, si è tenuto sabato 15 giugno nell'aula consiliare del municipio villagrandese. Dal simposio alcuni punti fermi sono emersi in modo chiaro. Per vivere bene e a lungo bisogna mangiare sano, curare corpo e mente, pensare positivo, avere forti motivazioni. Ma la longevità nasconde ancora molti segreti ed è per questo che le ricerche sull'elisir di lunga vita continuano in tutto il mondo. A Villagrande sono stati invitati alcuni importanti ricercatori internazionali: Peter Martin della Iowa State University, Lenny Poon della Georgia University, Luisa Salaris dell'Università di Cagliari, Gianni Pes di quella di Sassari e Michel Poulin, docente negli Atenei di Louvain in Belgio e Tallinn in Estonia. Gli ultimi due, da due anni, sono cittadini onorari di Villagrande, di cui conoscono grazie ai loro studi quasi tutte le famiglie. Accanto agli accademici esperti di medicina come Francesco Tolu, endocrinologo dell'azienda ospedaliera di Sassari, e alimentazione come Andrea Cabiddu, agronomo di Agris Sardegna. Quali le novità? Quella più sorprendente è forse la scoperta che una maternità in età avanzata è collegata a una maggiore aspettativa di vita per la madre. Il professor Poulin l'ha scoperto studiando la storia delle famiglie villagrandesi. Having your children later is favorable for longevity. So the mother that has in average their children later live longer. And then we try to see if it was the same for son and daughter, for boys and girls. And because some research in Finland and in somewhere in the world show that daughters are more favorable than son to live longer. And amazingly, in Villagrande we found really the opposite. In order to live longer, you need to have more son and to have son later in your life. So now we will start to understand why having a boy later in your life is favorable for the longevity. And therefore we will do anthropological survey because I think it's very important to understand this point in the cultural and sociocultural situation of Villagrande. Il ricercatore belga ha ringraziato pubblicamente Rita Usai e Simona Rubio, responsabili degli uffici demografici e statistici del comune, per l'indispensabile e prezioso aiuto fornito nel corso della ricerca. Da più parti è stato ripetuto come l'avere forti motivazioni sia una delle ragioni imprescindibili per una vecchiaia lunga e sana. La famiglia è una delle più importanti, insieme alla fede, a forti interessi sociali e culturali e a una innata curiosità. Il professor Poon ha raccontato di un'arzilla signora che a 100 anni suonati ancora andava in bicicletta o di un simpatico signore che alla soglia del secolo si è messo al computer per studiare la genealogia della sua famiglia. Accanto alle similitudini però ci sono alcune differenze evidenti su cui probabilmente ha forte influenza il contesto sociale e ambientale. Negli Stati Uniti, così come nella maggior parte del pianeta, la longevità è un privilegio soprattutto femminile, non così a Villagrande dove esiste un sostanziale pareggio con un leggero vantaggio per il cosiddetto sesso forte. Altra differenza, mentre gli studi americani sembrano dimostrare che sia la data della morte del padre a condizionare la durata di vita dei figli, in Sardegna sembra invece la madre a determinarla. Quest'ultimo aspetto è stato evidenziato da Luisa Salaris, che ha sottolineato come questa correlazione sia evidente soprattutto con le figlie femmine. La longevità non è soltanto una questione di fortunate coincidenze genetiche o ambientali, ma può essere conquistata. Come? Attraverso comportamenti virtuosi basati su ciò che già si conosce. Ne ha parlato Peter Martin, che ha descritto la situazione di Ames, cittadina dell'Iowa, una delle zone blu, ovvero le zone a più alto indice di longevità degli Stati Uniti, dove è stato avviato un programma sociale a larga scala che coinvolge tutte le istituzioni pubbliche e private, dalla scuola alla sanità, dalla politica al commercio. L'ambizione è far diventare Ames, che già conta 12 centenari su 60.000 abitanti, la città più longeva d'America. Tornando a Villagrande, è da brividi il dato fornito da Gianni Pes riguardo l'incidenza di centenari rispetto alla media nazionale. La probabilità di diventare centenario a Villagrande è uno su 80 neonati, cioè molto più alta rispetto alla probabilità intorno a 500 o 400 nel resto dell'Italia. La cosa straordinaria che noi abbiamo visto è che 13 di questi erano donne e 18 erano uomini, con un rapporto maschi femmine di 1 a 4 assolutamente a favore dei maschi, mentre in altri paesi è soltanto di 0,2. Quindi in media Villagrande ha un nuovo centenario ogni 4,2 anni.
E il dato ancora più sorprendente è che, fatta eccezione per l'udito, le querce di Santa Barbara hanno dati migliori su tutte le funzioni vitali rispetto ai pari età del resto d'Italia. Su questo ha una grande influenza sia l'ambiente naturale e perfino la temperatura media nel corso dell'anno, come ha rimarcato Francesco Tolu parlando delle funzioni tiroidee, sia l'alimentazione sana legata a una cultura pastorale mai venuta a meno in questo pezzo di Sardegna, come ha sottolineato Andrea Caviddu sfatando alcuni falsi miti riguardo al latte intero e al burro, a torto considerati alimenti poco adatti a una dieta moderna. Ci sono quindi tanti aspetti da approfondire e correlazioni da ricercare. Il pool di esperti sarà ospite dell'amministrazione comunale per altri 10 giorni, in cui verranno definite le metodologie per le nuove ricerche.